Grazie, Monsignore, ma non troppo come Don Camillo. Allora, vorrei iniziare con tre dati contestuali, col nostro essere qui ed ora. E il primo mi veniva dai commenti di alcuni amici, con i quali eravamo presenti anche agli altri convegni nazionali della Chiesa italiana. Nell'entrare in questo luogo hanno detto: lo scenario di questo convegno ecclesiale è uno scenario minimalista, perché non ci sono grandi nomenclature su un tavolo comune, perché siamo guidati da due ragazzi e così via. Ebbene, questa non vuole essere un'osservazione dispregiativa. Minimalista mi piace, I like, come fanno i ragazzi su Facebook, perché questo minimalismo ci può aiutare, ci può condurre verso l'essenziale. E allora la teologia di cui ha bisogno lo scenario minimalista sarà una teologia minimalista. E cercando di avere un solo piccolo obiettivo, quello di accompagnare le grandi emozioni che abbiamo vissuto ieri con un momento di riflessione, di pensiero. Certo, ieri sera dicevo tra me e me, dopo questa grande emozione dell'incontro con Papa Francesco, il teologo può solo balbettare l'insensato. E allora balbetterò qualcosa, perché comunque siamo qui, e lo farò cercando il più possibile di usare un linguaggio e una teologia, e per questo vorrei rassicurare sia Papa Francesco che i vescovi italiani, che certamente non è gnostica. La teologia italiana in generale non è gnostica. Ci può essere qualche eccezione, ma non è così, perché è una teologia che ha sono i quattro teologi presenti che hanno fatto l'appello. E che è una teologia che ha il suo luogo non tanto nell'università e nella facoltà teologica, quanto nella Chiesa e nella città, e vuole essere una teologia per la Chiesa e per la città. L'altra indicazione di luogo del nostro essere qui ed ora è questa Firenze. Firenze che è come un albero fiorito che in Piazza dei Signori ha tronco e fronde, ma le radici, forze nuove apportano dalle convalli limpide e feconde. È un'aria di Gianni Schicchi. Ecco, siamo qui per ammirare, contemplare anche questi frutti, queste fronde dell'umanesimo storico, ma siamo qui per un nuovo umanesimo e per riscoprire le sue radici, che vengono dalle convalli, ma in questo caso le convalli è la Chiesa del nostro paese, che qui i delegati soprattutto rappresentano. E allora, proprio per questo andare all'essenziale, per questo andare alle radici, bisogna che ci confrontiamo, che guardiamo a un umanesimo veramente nuovo, che certo rischia di confondersi con gli altri umanesimi, come la verità rischia di confondersi tra le opinioni e il pane eucaristico tra il pane comune. È una citazione di Pascal. E allora ciascuno di noi il compito di guardare a Gesù di Nazaret, di guardare a Cristo, di andare a Lui, certo per cogliere la sua umanità come umano Gesù, ma questo lo possiamo fare attraverso la storia. La fede ci aiuta a cogliere in Cristo l'umano e il divino insieme. Ecco la parola chiave
di quello che cercherò di proporvi oggi: alleanza. In Cristo si vive l'alleanza nuova e definitiva tra Dio e l'uomo. Ce lo ha detto anche Papa Francesco nell'omelia di ieri. Questo divino e questo umano che si incontrano, che si sposano, che vivono insieme, che partecipano. Ecco, è l'alleanza, la nuova alleanza che si vive in Gesù di Nazareth, attestata nel Nuovo Testamento, deve essere il paradigma delle nostre alleanze. E non si tratta certo di stabilire dei patti con delle strette di mano che vengono a seguire dei negoziati. Dialogare non è negoziare, ci è stato detto. Non è una facile stretta di mano con la quale stringiamo un accordo e poi ce lo magari dimentichiamo e poi andiamo via. Perché? Perché l'alleanza chiede il sacrificio. Non c'è alleanza senza sacrificio. E sacrificio non significa soltanto sacrificio cruento, ma significa soprattutto dono. E ci è stato ricordato che senza guardare allo svuotamento di Gesù non possiamo contemplare il divino e l'umano in Lui. E allora dobbiamo svuotarci. Il nostro cammino, il nostro nuovo inizio di Chiesa deve partire da uno svuotamento di cuori, di menti e anche di strutture, perché possiamo avere una Chiesa veramente trasfigurata, perché possa configurarsi a quel servo di Yahweh come popolo e come Cristo che stamattina ci è stato presentato nella meditazione. Allora sarà un umanesimo nuovo, un umanesimo concreto, come amava esprimersi un grande teologo del Novecento, Karl Rahner, che arrivava anche a dire un umanesimo non umano, non perché disumano, ma non umano perché oltreumano, perché ci chiama addirittura alla grazia e alla divinizzazione, al partecipare alla stessa vita divina. È quella figura che l'altro grande teologo del Novecento, von Balthasar, chiamava l'universale concreto. Così la par condicio è tranquilla tra i due. Ecco allora che mi sembra importante che questo oltre uomo sia visto non contro l'uomo, ma con l'uomo, per l'uomo. Sia quel trasumanare, leggete bene, non transumanare, ma trasumanare di cui parla Dante nel primo canto del Paradiso e che significar per verba non si poria, dice il grande poeta fiorentino. E allora questo cammino sarà un cammino che guarda all'alleanza in Gesù di Dio e dell'uomo, a questa alleanza nuova e definitiva che in ogni Eucaristia trova il suo memoriale, in ogni celebrazione eucaristica trova il suo memoriale e misura le nostre alleanze con quella fondamentale costitutiva alleanza. L'alleanza è il modo di rapportarsi tra loro delle tribù nomadi. Siamo in una condizione, in una situazione di nomadismo tutti, non solo quelli che arrivano, perché abbiamo un nomadismo nella testa nel momento in cui, per esempio, navighiamo nella rete. E allora tra nomadi, ieri si parlava addirittura di una famiglia chiamata tribù, ieri sera qualcuno ha detto questo, ha chiamato tribù la propria famiglia. Ebbene, siamo tutti tribù, ma non dobbiamo diventare tribali, non dobbiamo cadere nella famosa trappola per la quale se le cose si globalizzano, le persone si tribalizzano. E allora questa alleanza sarà l'alleanza dell'incontro e del dialogo, come ci ha ricordato ieri appunto Papa Francesco. Guardando a Gesù possiamo anche dire
che la Chiesa italiana deve vigilare e custodire alleanze che rischiano di essere di giorno in giorno tradite e infrante. E la prima alleanza che siamo chiamati a custodire, perché non sia drammaticamente infranta, è l'alleanza tra l'uomo e la natura. Guardate i gigli del cielo, gli uccelli del cielo e i gigli del campo. Ecco, Gesù guarda alla natura per imparare dalla natura, non per dominarla, sfruttarla e farne un luogo di semplice profitto. E così dobbiamo guardare la natura, come la Laudato Si ci ha insegnato autorevolmente. Questo non vuol dire che dobbiamo tornare pre-tecnologici. Il nostro convegno vive, no, di preghiere, di relazioni e di nuove tecnologie. Ma nessuno di noi ha nostalgia della pre-tecnica. Nessuno di noi vuole tornare indietro da questo punto di vista. Solo si tratta di riscoprire le radici umanistiche della tecnica. Le radici umanistiche che, per esempio, vediamo rappresentate in un'altra grande figura dell'umanesimo e del Rinascimento italiano, che è Leonardo da Vinci. Riscoprire le radici umanistiche della tecnica significa abitare la tecnica umanamente, non diventare macchine, noi stessi, non diventare robot. Significa anche abitare, educare atteggiamenti di rispetto, all'attenzione all'ambiente. Significa progettare un futuro sostenibile per tutti, soprattutto un futuro per le giovani generazioni. L'altra alleanza che rischia di essere infranta e tradita è l'alleanza uomo-donna. Gesù di Nazareth non guarda alla donna come a una tentatrice. Il testo di riferimento è l'incontro con la samaritana. Si meravigliavano perché parlava con una donna e per giunta samaritana. La samaritana diventa una risorsa per l'evangelizzazione dall'incontro col Signore. E allora diventa importante, Papa Francesco ce lo ripete, che si riscopra questa fondamentale alleanza costitutiva dell'umano, dell'umano credente, ma dell'umano autentico in ogni sua dimensione, che è il rapporto uomo-donna, che diventa sacramento e simbolo e segno del rapporto di Dio con l'umanità. La metafora sponsale è la metafora di questo incontro. E allora l'impegno che, al di là di sterili contrapposizioni tra maschilisti e femministe, si attua nel nostro paese in associazioni, gruppi, iniziative a tutela della dignità delle donne, non può non vederci attenti e partecipi, ma non possiamo esimerci dalla denuncia profetica delle violenze, delle vessazioni, delle disparità anche a livello lavorativo e remunerativo che trovano le donne nel nostro paese. Mulieris Dignitatem ha parlato del genio femminile. Lo dobbiamo riscoprire anche perché ci è stato chiesto di guardare a una chiesa e di essere una chiesa madre, una chiesa mamma. L'altra alleanza che rischia di essere infranta e tradita è l'alleanza fra le generazioni. Siamo in debito verso il futuro. Gesù guarda i bambini e guarda al futuro, anche se rompono, anche se vengono lì a disturbare. Certo, a volte pensiamo ai giovani e al futuro come a elementi di disturbo, ma non deve essere né può essere così. E allora siamo in debito. Perché? E perché abbiamo vissuto oltre le nostre possibilità, anche economiche, la nostra generazione, togliendo ai giovani possibilità di lavoro, possibilità di realizzazione,
possibilità di pensare, non solo di pensarsi come eterni precari. Tutti siamo precari nell'esistenza, ma per vivere questa esistenza abbiamo bisogno di un minimo di sicurezza lavorativa, di un minimo di poter guardare a un futuro sereno nel momento in cui riceveremo la pensione, se la riceveremo. Ma anche questa alleanza tra generazioni e quell'attenzione, ci è stato ricordato, educativa della Chiesa italiana in questo decennio, educare alla vita buona del Vangelo. È stato scritto un documento molto importante e interessante, chi l'ha letto non si sa in che modo queste indicazioni sono entrate nella vita delle nostre comunità, in che modo hanno interpellato la società civile, non si sa. E allora non corriamo il rischio di produrre documenti. In occasione di un precedente convegno ecclesiale, un giornale titolò «Il verbo si fece carta». Non dobbiamo correre questo rischio. Qui il verbo non si deve fare carta, ma si deve fare carne, e quindi entrare nel vissuto. E ancora, la necessità dell'alleanza che spesso può essere infranta tra i popoli. Certo, senza che la globalizzazione venga intesa da noi come una omogeneizzazione, ma appunto come cultura dell'incontro e del dialogo col diverso, con colui che porta un'altra religione, un'altra appartenenza, un'altra visione del mondo, e in maniera popolare, in forma appunto popolare. E l'incontro tra i popoli diventa sempre più necessario nella nostra Italia, nel nostro paese, dove sono i popoli che ci vengono incontro, e allora sarà importante saperli incontrare. Ascoltare o vedere titoli giornalistici che parlano di sciame di immigrati ci deve indignare, perché è disumanizzante chiamare gli immigrati sciame, ma ci deve anche attivare secondo quell'indicazione di ospitalità che ci ha dato Papa Francesco. L'alleanza tra le religioni, indispensabile perché non si cada nel talebanismo fondamentalista, che a volte può anche riguardare fasce e settori del cattolicesimo. Perché è importante la conoscenza e il rispetto. Certo, le religioni non sono tutte uguali, ma non è neppure vero che sono tutte false. Sapere incontrare nelle religioni quei frammenti del verbo che sono presenti in ogni autentica esperienza umana. Ma un'alleanza vera, non formale soltanto, no, di saluti tra imam, rabbini, monsignori, vescovi e pastori delle diverse confessioni e delle diverse religioni, passa attraverso la reciprocità. Su questo dobbiamo certamente essere vigili. Deve essere reciproco questo riconoscimento perché possa veramente verificarsi un'alleanza. Ancora, l'alleanza tra cittadino e istituzioni, spesso infranta, perché abitata dalla sfiducia. Sfiducia nelle istituzioni, che ci fa imboscare nel momento in cui siamo chiamati alla partecipazione. Ma come cittadini dobbiamo partecipare, ma la fiducia nelle istituzioni passa attraverso le persone. E allora questo riguarda certo le istituzioni civili, le istituzioni politiche, che spesso perdono fiducia presso i cittadini a causa della corruzione. Ma può riguardare anche le istituzioni ecclesiali. Dobbiamo riguadagnare la fiducia della gente con istituzioni trasparenti, con la trasparenza nei bilanci, nell'economia, nella vita, nella sobrietà. Dobbiamo vivere
la misericordia e la riconciliazione non solo a livello personale. Ci andiamo a confessare, riceviamo, lucriamo, che brutta parola che faceva fremere Lutero, lucriamo l'indulgenza, torniamo nel nostro privato. C'è da convertire anche le strutture. Ci sono strutture di peccato che devono essere svuotate, ripensate, riconciliate e ricreate, sia nella società che nella Chiesa. Ma l'alleanza che ci interessa di più, che abbiamo più a cuore, è l'alleanza tra Cristo e la Chiesa. Quell'alleanza non può essere infranta. Quell'alleanza che è il matrimonio di Cristo con la Chiesa sposa. Non possono vivere come separati in casa Cristo e la Chiesa, come se la Chiesa non avesse nulla a che vedere con Cristo, spesso veniamo accusati di questo, come se Cristo fosse altra cosa rispetto alla sua sposa che è la Chiesa nella storia, che è la Chiesa concreta. E tutto questo allora ci invita veramente ad essere Chiesa, a tornare a pensarci Chiesa come sposa libera e fedele dell'unico suo Signore, come ci è stato ricordato ieri, che è appunto il Cristo. E questa alleanza che prende corpo nell'assemblea liturgica è l'alleanza anche che si deve vivere all'interno della Chiesa stessa, nel superamento di alcune delle piaghe che già Rosmini denunciava: la prima, la separazione del clero dal popolo, la servitù dei beni ecclesiastici, la sudditanza verso il potere politico. Dobbiamo essere vigili perché Cristo e Chiesa siano sempre più uniti, e fare tutto questo con stile sinodale. Ma questo ci è stato ricordato, che siamo qui per iniziare un nuovo stile. Ma guardate, la sinodalità non si improvvisa, non è che perché ci incontriamo, parliamo e chiacchieriamo abbiamo fatto sinodo. La sinodalità, e alla sinodalità ci si educa. Papa Francesco ci ha detto che si impara facendo, facendo insieme, non solo discutendo. E allora mi auguro che si avviano dei cammini di educazione alla sinodalità nella Chiesa italiana, per cui un'educazione teologica e metodologica all'essere sinodo, e per i quali cammini le facoltà teologiche credo che possano e debbano fare la loro parte. E allora concludo dicendo che una cultura dell'incontro e una teologia che si sappia far carico dei conflitti, sappia abitare le frontiere, ci dice che il nuovo umanesimo è l'umanesimo della nuova alleanza. L'attualizzazione di questa nuova alleanza nelle alleanze concrete dei nostri vissuti e delle nostre comunità ci chiede uno stato di conversione, perché usciamo da una pastorale delle strutture per attivare una pastorale delle persone, perché rifuggiamo la tentazione del si è fatto sempre così, perché non diventiamo prede del dispersivismo faccendistico, pastorale, e perché uscire, abitare, annunciare, educare, trasfigurare non siano solo degli slogan. Grazie.